Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per aggiornare un po' i telespettatori su quella che è la situazione attuale, partendo ovviamente dai contagi in città. Nella serata di ieri tre persone positive, purtroppo insomma fanno salire il numero dei contagiati a 34, ma comunque ci sono tantissimi guariti. Sindaco, ben trovato. Allora, partiamo subito da questo dato che comunque non preoccupa più di tanto, perché abbiamo visto che in altri comuni del comprensorio i numeri sono ben più alti. Ciao Raffaella, naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci seguono da Cilento Channel. Sì, dicevi bene, erano un po' di giorni che fortunatamente non registravamo altri casi positivi, ieri purtroppo tre, però in questi giorni avete notato come sono arrivate tante comunicazioni di persone guarite e quindi il numero si è abbassato. Noi abbiamo avuto un picco a 56 contagiati che si è abbassato mano a mano, oggi siamo a 34 e 93 persone diciamo guarite, e come giustamente dicevi tu un numero molto molto contenuto, e questo alla fine tutto sommato dà merito al comportamento dei nostri cittadini che alla fine, nonostante tutto, nonostante naturalmente dei casi limite in cui non ci siamo comportati bene, però tutto sommato alla fine i risultati non sono così negativi, quindi credo questo vada a segnare positivamente il comportamento che abbiamo avuto in questi mesi. Naturalmente ci auguriamo di proseguire durante il periodo natalizio allo stesso modo, ci auguriamo di non avere mai questa famosa terza ondata che noi speriamo insomma di evitare, in attesa ormai è cominciato il countdown, il conto alla rovescia per l'arrivo insomma del vaccino che dovrebbe essere, come tutti speriamo, un po' la luce alla fine di questo tunnel, però per il momento non ci lamentiamo e voglio dire, ho voluto sottolineare proprio che tutto sommato il comportamento atteso i dati credo sia stato positivo. Sindaco, possiamo anche dire ai telespettatori come stanno i cittadini che purtroppo hanno contratto il virus, hanno sintomi, sono asintomatici, insomma, com'è il loro stato di salute? Mediamente, se prima stiamo parlando insomma dell'inizio di questa seconda fase della pandemia, quindi settembre, ottobre, insomma, veramente c'erano pochissime persone che avevano sintomi, naturalmente ora la percentuale è molto aumentata, quindi certamente ci sono maggiori sintomi, però fortunatamente, ecco, ora negli ultimi giorni non mi risulta che ci siano stati ricoveri e quindi credo che la situazione sia veramente sotto controllo anche da questo punto di vista.